Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come usare i moduli di terze parti su Radio FRSky con sistema operativo iTOS. In questo video userò una X20, ma i passaggi da fare sono uguali per tutte le radio della serie Tandem, Horus e Twin basate sul sistema iTOS. I moduli supportati sono tutti i principali che si usano per FPV, Crossfire, ExpressLRS, Multiprotocollo, ma anche Ghost e Tracer. La compatibilità con Crossfire ed ExpressLRS viene introdotta dalla versione 1.4.1, mentre Ghost e Multiprotocollo erano già compatibili da quella precedente. Il mio consiglio comunque è di tenere la radio sempre aggiornata, e per farlo lo strumento più pratico e veloce è la iTOS Suite. Ho già fatto un tutorial molto completo su questo software, se vi serve lo trovate linkato in descrizione. Scarichiamo la suite dal sito ufficiale, anche questo ve lo lascio in descrizione. Assicuratevi di avere sempre l'ultima versione disponibile, io Windows, quindi scarico questa. In fase di installazione, se vi appare questo messaggio, cliccate su Ulteriori informazioni, poi Esegui comunque. Per usare la iTOS Suite è necessario che il bootloader della radio abbia versione 1.2.10 o superiore. Se la radio è una versione più vecchia o non riuscite a stabilire quale versione installata, trovate tutte le informazioni necessarie nel tutorial della iTOS Suite. Come ho detto, il link è in descrizione. Quindi clicco su iTOS e come vedete tutti i file della mia radio sono obsoleti e vanno aggiornati. In ogni caso però vi faccio notare come il bootloader abbia una versione più recente della 1.2.10, quindi posso procedere tramite suite. Ora clicco qui, poi su aggiorna tutto. Quindi clicco la freccia per far partire l'aggiornamento. Perfetto, la radio è pronta. Come avete visto, tramite iTOS Suite aggiorniamo in modo semplice e veloce tutti i firmware della radio, senza doverli andare a cercare sui vari siti o installarli manualmente. A questo punto la radio è diventata compatibile con i moduli di terze parti, tuttavia il solo aggiornamento firmware non è sufficiente a farci usare subito i nostri moduli. Infatti, fino a quando non copieremo il UA script relativo al modulo che vogliamo utilizzare, questo non verrà elencato tra i vari protocolli disponibili. Vediamo quindi come muoverci. Al momento questo procedimento risulta essere leggermente macchinoso, ma non è da escludere che più avanti FRSky cambi qualcosa per rendere il tutto un po' più semplice. I UA script di terze parti non sono inclusi nel sistema iTOS e sarà a carico dell'utente copiarli nella micro SD della radio. Prima però si rende necessario creare la struttura delle cartelle, vediamo subito come fare. La mia Tandem è collegata al PC e nel mio caso l'unità USB-K è quella relativa alla microSD, quindi la apro. Nella radice della microSD creo una cartella chiamata Scripts e la apro. Al suo interno creo le varie sottocartelle dove copiare i LUA specifici, infatti ogni modulo avrà il suo LUA per funzionare. Creo una cartella LRS, una CRSF una multi e una ghost. Io le ho fatte tutte, voi create solo quelle che vi servono. Ora passiamo alla pagina principale dove trovare il UA script, ve la lascio linkata direttamente in descrizione. Per questo tutorial prenderò come esempio ExpressLRS, ma i passaggi da fare sono gli stessi per Crossfire, Ghost o Multiprotocollo. Clicco la cartella ExpressLRS, poi main.lua, quindi clicco RAW. A questo punto faccio tasto destro, poi seleziona tutto, quindi copia. Ritorno nella microSD della radio ed entro nella cartella scripts, poi LRS. Quindi faccio tasto destro e creo un nuovo documento di testo.
lo apro e incollo. Poi vado su File e faccio Salva con nome. Qui sotto è molto importante selezionare tutti i file. Ora andiamo su nome file e scriviamo main.lua. A questo punto il nuovo documento di testo sarà un file vuoto che possiamo anche cancellare. Notate bene che è molto importante chiamare il file main.lua, perché se lo chiamate con un altro nome non viene riconosciuto dalla radio. Questo non vale solo per il Lua Express LRS, ma anche per quello Crossfire, Ghost e Multiprotocollo. Qualsiasi Lua che andrete a scaricare dovete chiamarlo main.lua. Il fatto che ogni script abbia la sua cartella specifica serve proprio ad evitare sovrascritture file, visto che comunque hanno tutti lo stesso nome. Sul PC abbiamo finito, passiamo alla radio. Clicchiamo sul menu modelli, poi su sistema RF. Qui assicuriamoci di attivare modulo esterno e su tipo scegliamo Express LRS. A questo punto, per modificare le impostazioni del modulo, basterà andare giù e premere su Configura, poi Setup. Qui abbiamo tutte le configurazioni classiche alle quali siamo abituati, non mi dilungo molto su questo argomento visto che per Express LRS ho già realizzato svariati tutorial. Se avete necessità di approfondire l'utilizzo di questo sistema, vi lascio la mia playlist in descrizione. Ricapitolando, per usare i moduli esterni, prima di tutto dobbiamo aggiornare la nostra radio almeno alla versione 1.4.1. Scaricare e copiare i file Lua relativi al modulo che intendiamo usare, impostandolo come modulo esterno. Per cambiare le opzioni del modulo, agiamo da Lua direttamente dalla pagina del modulo esterno. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.